Succiso Nuovo, una frazione del comune di Ventasso. Siamo nel Parco Nazionale Tosco Emiliano. Oggi faremo la settima tappa, ovvero l'ultima in territorio emiliano, del Sentiero dei Ducati. Da qui fino a Rigoso, circa 14 chilometri. La mia guida, Giovanni Fiori, ciao. Ciao Francesco, andiamo. Succiso ha una storia particolare di comunità, diciamo che è iniziata nel periodo matildico intorno all'anno 1000-1100 con un patto tra cavalieri per la difesa di questo territorio e continua oggi con una cooperativa. Sì, nel 1991 gli abitanti di questo paese, molto isolato, lontano dalle principali vie di comunicazione, siamo vicinissimo al crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano, siamo appena sotto le montagne più alte, si sono riuniti per dare vita a questo paese che stava un po' languendo e in questo modo hanno generato un'economia locale basata sulla pastorizia, sulla produzione di pecorino e sull'ospitalità. Il Sentiero dei Ducati parte da Reggio Emilia e raggiunge Sarzana, in provincia di La Spezia, attraversando il Passo della Gastrello, dalle pianure del Po al Mar Tirreno, 12 tappe da fare in 200 km. Ripercorrendo gli antichi confini tra i Ducati di Modena e Reggio, Parma e Piacenza da una parte e poi quelli toscani dall'altra, che tra il 500 e l'800 governavano questo territorio. Usciti dal bosco incontriamo Miscoso, che è l'ultimo borgo del Reggiano prima di arrivare in Lunigiana, proprio sotto all'Alpe di Succiso. Da qui vediamo incominciamo a incontrare queste edicole votive fatte in marmo di Carrara che testimonia la vicinanza con il passo. Il lago Paduli, artificiale, realizzato grazie a una diga e poi alla sua centrale idroelettrica, da qui nasce il fiume Enza, che taglia a metà la provincia di Parma e quella di Reggio Emilia, per poi incontrare il Po, proprio le pressi della città di Reggio. Sì, qui è un importantissimo punto di valico e da qui per millenni sono passati dapprima gli Etruschi, poi i Romani, poi vie medievali. E quindi commerci, soldati, pellegrini. Mercanti. È sicuramente uno dei punti di passaggio fondamentali per il collegamento tra il Mar Tirreno e il Mar Adriatico. Rigoso raggiunta, siamo nel comune di Monchio, in provincia di Parma, quindi abbiamo cambiato provincia a circa 1100 metri d'altezza e questo è punto tappa, qui si mette il timbro sulle nostre credenziali, anche qui c'è un importante patto di comunità, una cooperativa. Andiamo a mettere il timbro. Andiamo.